Good morning, sì, qui sono le 11:30, praticamente, come dico, in questi casi, certo, una mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David, sì, David, perché non David? David Lynch, it's June 16, 2022, and it's... Tuesday here in Naples, a clear morning. In this moment, there is still right now 84 and show for Fahrenheit around 29 Celsius. This means that it's that day really soft, like in this period, and also over because it seems more a summer climate than a spring climate. D'altra parte, andiamo praticamente in estate, manca pochissimo, quindi questo è anche oltre che normale. As regards the video, tutto sarà nel fall wheat, but if fall wheat is always separate from this, so eyes open if you are interested. Anyway, as he and you all just see from this other mythical window. Yes, I think it's afternoon, ma per me è praticamente pomeriggio. Comunque, the temperature potrebbe, cioè come sempre, se in estate salire, sono quasi sicuro. But the really important thing with this atmosphere is that, io dico ormai we have, perché ormai pomeriggio, today we have, those beautiful blue skies and golden sunshine, I think all along the way. Ovviamente allora qui sempre qualche ora in meno, intendo rispetto agli amici americani, perché come sapete meglio di me abbiamo un orario completamente diverso. Comunque, prima di continuare ancora con questo trend anche domani, va avanti a molti giorni. Per cui, say this, so from this other mythical window with the white curtain, the pink flowers, the grey roller shooter not visible, but also, come se fosse sempre lì, la mia stanza from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain, behind the mindy's daisy and its green roller shooter, near mindy's daisy, e per quasi tutta l'estate. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX640 IPG 625. Grazie a tutti i molti people, follow facendo, riporto un saluto davvero a tutti, indosso, io più leve create a breakfast, io la farò tra poco, mi sono compronto, ma sempre non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi con la colazione, appunto, se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti, nonché, come ripeto sempre, non ci consoliamo sempre, anzi, tra l'altro, due parole, colazione e consolazione, se dette in italiano, fanno anche rima, ma io personalmente, quando il tempo è brutto, mi consolo ancora di più. Sì. I'll see you in the video too, if I'll do it, or tomorrow. E poi, pensavo che oggi, effettivamente, è l'ultimo giorno della prima stagione, si potrebbe dire, del weather report, perché sono anche un po' emozionato perché il weather report domani compirà un anno, quindi questi sono ovviamente gli ultimi due video, il report è questo video pensiero di oggi, di questo primo anno del report, e diciamo forse farò un video trailer lo chiamerò a questo punto da ritardo il weather report da domani in poi. Però, poiché, diciamo, non voglio dire più di tanto, poi tutte le cose, penso, saranno svelate direttamente domani. Comunque sono molto emozionato e domani dirò, approfondirò, penso, alcune cose. Non lo so, forse anche dopo domani, penso, se ce la faccio il tempo, il venerdì è sempre un giorno pieno per me, anche sabato comunque andrebbe bene. Comunque sì, diciamo, poi trarrò dei bilanci. Stranamente i bilanci per me, da una parte, sono positivi e da una parte sono negativi. Vorrei avere avuto qualcosa di più come numeri, ma comunque diciamo se non canale secondario va bene così, già 31 secondo me è un gran risultato, però ripeto, secondo me almeno 100 era il minimo per tutto quello che ho fatto, quasi 600 video. Comunque di queste cose ne approfondirò poi, penso domani o nel video pensivo, quando lo faccio domani, dopodomani, dipende da quanto tempo ho. Io penso più dopodomani, vedremo. Comunque per ora dico, spero che avete passato un buon weather report, un anno di weather report con me, un bell'anno di Weather Report, Neapolitan Weather Report for David Lynch. Come
prima ex Italian Weather Report, poi Neapolitan Weather Report David Lynch, come sa chi mi ha seguito da sempre. Però comunque ripeto, sì, ci vediamo a questo punto al Weather Report The Return, penso quasi sicuramente, Edrico, salvo che non lo si cambi di idea domani. Quindi sì, credo di aver detto tutto. Nel caso inizio a cattare cose in mente, come al solito aggiungo in descrizione. A great day again.